Il peso specifico della competizione è sempre lo stesso, enorme, perché sul navigatore del Barletta ci sono due percorsi da seguire per giungere a destinazione. Da una parte c'è il campionato, dove la distanza tra chi guida la classifica e chi insegue comincia a farsi pesante, con il Barletta a più 7 sul Corato. Dall'altra invece c'è il percorso nazionale della Coppa Italia, un'alternativa in più per raggiungere la Serie D. L'esordio è fissato a domani. Ad attendere il Barletta al San Sabino c'è il San Marzano, seconda forza del girone C di Eccellenza Campana. Subito un bel banco di prova dunque per i biancorossi, come ha ammesso lo stesso Farina. Noi ce la metteremo tutto, noi usciremo dal campo dando il massimo, affrontiamo un avversario che conosco benissimo, due o tre giocatori li ho anche allenati, è una squadra con 18 over che il presidente ha fatto degli investimenti importantissimi, secondo me tutta l'eccellenza d'Italia è la squadra che ha speso di più, quindi affrontiamo un avversario tosto con giocatori di categoria superiore, ma non saremo da meno, ci faremo trovare pronti. La squadra allenata da Egidio Pirozzi, protagonista da calciatore all'ombra di Eraclio a cavallo tra il 1989 e il 1990, è tra le candidate alla vittoria finale alla pari del Barletta. Nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato 1-1 al cospetto della Scafatese e si ritrova ad inseguire la capolista Angri. All'interno dell'organico figurano vecchie conoscenze del calcio pugliese, come Matute nella scorsa stagione a Taranto in Serie D e Mario Marotta, ex Audace Cerignola, che domani però non sarà della partita per squalifica. Sarà fondamentale cominciare col piede giusto per ricevere un assist dal calendario. In caso di successo casalingo con il San Marzano, infatti, i biancorossi riposeranno nella seconda giornata, mentre in caso di sconfitta o pareggio scenderanno subito in campo a Melfi mercoledì 16 marzo.